ieri era elegantissima. Perché se mi sembrava un po' sottotono, no? Essere alla festa del suo matrimonio mi sembrava piuttosto sul depresso. Avete fatto molto tardi ieri sera, vero? Beh, non potevamo certo andarcene per primi. La festa sarà finita all'alba. Ma tu lo sai che Robby ha chiesto a Franco di fargli da testimone di nozze. Certo che è vero che quando uno si trova in un ambiente adatto, fa subito carriera. Teresa, per favore, mi finisci di preparare Gianluca? Io finisco la colazione e vengo subito, eh? Andiamo, andiamo, andiamo. Avete parlato con Robby? Dice che si può fare, ma ci ha imposto una condizione. Dovremmo lasciar passare per il cantiere l'ultimo carico. Roba che arriva da Amburgo. E figurati se non ci chiedeva qualcosa in cambio. Vabbè, Alessandro, a me non sembra una grande pretesa, eh? Vi rendete conto? Ha accettato la nostra proposta. Io ancora non ci credo. Forse questo sarà l'ultimo ricatto che dobbiamo subire. Un nuovo giorno è qui, anche per noi. Un mondo più bello si sveglierà. Vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi, è così poco il tempo per amare, è un posto al sole ancora ci sarà. Ciao amore. Ancora giochi? Ah, oggi voglio riuscire ad arrivare fino alla villa comunale. Ciro, mi dai una mezza minerale? Cosa vuoi fare? Mettere tutti i maschi di casa fuori concorso? Io direi che non c'è proprio storia. Magari la prossima volta vengo con te, eh? Così, non lo so, posso tenere in forma anch'io. E che motivo c'è? Tu stai benissimo così? Io vado, eh? Perché sennò diventa troppo caldo. Ci sentiamo più tardi. Ciao. Non bere troppa acqua, che è ghiacciata. Ciao Luca. Uè, ciao Silvia. Come va? Beh, insomma, non sono più abituato a star così di solo. Sai che è successo stamattina? Mi sono svegliato di soprassalto, sono andato in camera da Alice pensando che fosse l'ora di andare a scuola. Cerca di non prendere di nuovo la compagnia sbagliata. No, è che... Insomma, non lo so, mi sento un po' strano, così difficile, io forse non so, ho fatto la scelta sbagliata. Ho fatto la cosa migliore per Alice. E vedrai che tutto passerà. Comunque se ti serve una mano io sono sempre qui. Senti, dove pranzi? Non lo so, ci ho pensato. Perché qui facciamo delle insalatone buonissime. Magari mangiamo una cosa insieme, ti va? Chiacchieriamo un po'. Perché no? È incredibile, la notte mi lasciano di tutto nel parco. Senti, Guido, è tardi, devo scappare al lavoro, eh? Ciao. Assunta. Mi raccomando il pranzo, eh. Ma che fai, adesso sei tu che mi controlli? Guarda che ti chiamo, devi mangiare per meno primo e secondo, eh. Vabbè, ciao. Cos'è, stai in incognito? Io no, piuttosto tu, sei sempre così sfuggente. Senti, Ale... Io non è che voglio farmi i fatti tuoi, ma ho capito che le cose tra te e Michele non stanno andando più bene. Poi non ti sei neanche fatto vedere adesso che è stato arrestato. Neanche fosse colpevole, adesso... Lo so benissimo che non c'entra niente con questa storia. Non è questo il problema. E allora qual è il problema? L'articolo che è uscito sul giornale? Ma no, cosa vuoi che me ne freghi di un articolo? Allora perché sparisci proprio adesso che lui ha bisogno di te? Speriamo che la visita dell'oculista vada bene. Se il signor Raffaele passa questa, è fatta. Ma sì, c'è Raffaele, ormai ci vede benissimo, figurati! Ma si può sapere che è tutta questa fretta? Devo andare a pattinare con Maurizio, anzi, mi starà già aspettando. Mamma, senti, ti dispiace se vado via? Vai, che se tu... Dai che mi combini un guaio, vai! Io vorrei sapere poi come fai ad andare in giro con quei cochi. Ai miei tempi i pattini avevano due ruote davanti e due ruote di dietro. Ai tuoi tempi, ma quante cose succedevano ai tuoi tempi? Quali tempi? Il Medioevo! Ciao! Ciao! Ho parlato con Alessandro. Ah, com'è andata? Pare che i Morraga si siano dimostrati disponibili e forse accettano la proposta. Se l'hanno detto lo faranno. Tu credi? Certo, anch'io se non lo vedo con i miei occhi non ci credo. D'altra parte bisogna aggrapparsi a questa speranza. Già.
Senti. Anche gli incubi più brutti finiscono a un certo punto. Allora, come stai? Bene, grazie. Mi hanno detto che volevi parlarmi. Sì, infatti. Sai, anche se non sono più giornalista, devo tenermi informato. Non si sa mai, magari un giorno, chissà. Michele, mi dispiace moltissimo. Lo so quanto ci tiene il tuo lavoro. Non ti sembra che sia un po' tardi per questo genere di scrupoli, Alessandro? Devi credermi, io ho fatto tutto quello che era giusto per il cantiere. Purtroppo ci è andata in mezzo la nostra amicizia, ma non era questo quello che volevo. Sì, vabbè, comunque non credo che tu oggi mi abbia chiamato solo per farmi le condoglianze, non è così? No, infatti. Mm. Sono molti giorni che ci sto pensando e alla fine ho deciso che dovevo dirti tutta la verità, anche se ti sembrerà assurda. Beh, ottima, ottima, Vera. Sai che Vera sapeva fare il Canedo lì? Canedo, conosci? No, non c'era niente che non andasse veramente tra di noi. Io, tra l'altro, una donna veramente forte, coraggiosa. E una brava cuoca. Tra l'altro, devo dire che è riuscita ad uscire da una situazione difficilissima soltanto con le proprie forze. Lui è la mamma d'Alice. Insomma, non... Forse devo sforzarmi un pochino di più per riuscire ad innamorarmi almeno un pochino di lei. Ci si innamora, comando. Non farmi dire cose ovvie. Tu speravi che l'affetto per Alice poteva bastare a tenervi insieme. Ma l'amore è una cosa complicata, diversa. Devo dire, tra l'altro, che comunque io sono stato molto fortunato nella vita. Ho conosciuto grandi amicizie, affetti, tenerezze e anche il grande amore. Nessuno ti può portare via quello che hai vissuto. Però vedi, quando vivi una storia così importante, poi alla fine, insomma, non ti accontenti più. E sei continuamente alla ricerca dell'amore, non quello vero. Certo. È importante desiderare qualcosa nella vita. Che cosa? Cristina è la figlia di quel morraca, Alessandro, il boss della camorra. Ma porca puttana, Alessandro, mi hanno incastrato, ma perché non avete avvisato la polizia? Quelli come loro hanno sempre coperture inattaccabili, dovresti saperlo. Le denunce non bastano, purtroppo. Ma io ho avuto un'idea migliore. I Morraca hanno parlato con Alberto e gli hanno promesso che se gli restituiamo tutti i soldi ci lasciano liberi. Sei impazzito, Alessandro! E dico, ma credi sul serio che vi lasceranno liberi così facilmente? Lo so anch'io che i Morraca non fanno la grazia a nessuno. Ma non è questo il piano per liberarci di loro. Diciamo che è quello che loro devono credere. Ho scoperto il loro segreto, quello che li rende inattaccabili. Hanno un archivio, una specie di libro paga dove tengono tutti quelli che hanno corrotto e che li hanno coperti in questi anni. E con un po' di fortuna, tra poco ci metterò le mani. Allora stai sicuro che andrò alla polizia. Senti, è inutile dirtelo, naturalmente. Non lo deve sapere nessuno. Nessuno. Che volo che hai fatto, meno male che sei atterrato sul prato. E della vecchietta che stavi per investire ne vogliamo parlare? Dai. Io me l'hai fratturato. Madonna, come sei esagerato, non ti ho nemmeno sfiorato. Certo che se li tratti tutti così i tuoi corteggiatori, chissà quanti ne avrai, eh? Va bene, se non ti va la ritiro subito la mia candidatura. Non è questo, è che mi sono appena lasciata con un ragazzo, non è stata una bella storia. Ma non mi devi nessuna spiegazione. E poi non voglio vederti triste. Sei così carina quando sorridi. Saranno 2 ore che non apri bocca. Mica starai pensando a quello che ti ha detto tuo padre ieri sera? Beh, non è una cosa proprio facile da dimenticare, no? Comunque stavo pensando ad altro. Grazie. Sono i palladini che mi preoccupano. I palladini? Che cari. Dì la verità, faceva quasi tenerezza Alberto ieri sera. Ma sono scemi o cosa? Come possono pensare che li lasceremo andare via così? Non c'è niente da ridere, Robby. Che cosa vuoi dire? C'era qualcosa che non mi convinceva nella vendita del complesso immobiliare. E allora ho fatto una verifica più approfondita. Ti puoi risparmiare i particolari, vai a solo. Semplice. Stanno bluffando sul prezzo di vendita. Allora che cosa fanno loro? Ci dichiarano un prezzo più basso. E poi si tengono la differenza. Capito? E così hanno messo via un sacco di soldini. Che stronzi! Pensavano di fare i furbi. Invece adesso me la pagano cara. Posso accompagnarti fino al portone? Scherzi. Libero non permette ad estranei di entrare nel cortile. Beh, io non sono un estraneo. Adesso sono un tuo amico, no?
Già, però chi glielo spiega libero? Dai, andiamo, che si è fatto tardi. Ah, senti, volevo ringraziarti per oggi. Sono stato molto bene. Cioè, non solo oggi, io sto sempre bene con te. Sono proprio partito in quarta, eh? Sì. Ci vediamo stasera. Direi proprio di sì. E questo è il terzo bicchiere. Ma non ti farà male tutta quella roba? Ma non hai sentito quello che stava scritto sulla rivista? Bere il più possibile. Certo che non ce la faccio proprio più, però, eh? Silvia, mi dai una lavata a questa roba? Sì, certo. Hai corso parecchio stamattina, eh? Chissà quante calorie avrai bruciato. Ma oggi sono arrivato fino alla villa comunale. Avrò fatto 7 chilometri. A proposito, come vanno i lavori nella villa? So che hanno piantato un sacco di alberi nuovi. Quali lavori? Ma come, la villa sta tutta impacchettata, sono mesi ormai. Io e Guido non sappiamo mai dove andarci a fare due passi. Sì, vabbè, mi sembra che ormai sia quasi tutto lì, no? Certo che come detective non hai un grande spirito di osservazione. No, il fatto è che io ho corso sempre sull'altro marciapiede, il lato mare, no? No, io francamente questa villa comunale non l'ho proprio notata. Vabbè, io vado in ufficio allora. Ci vediamo stasera. Ciao, amore. Ciao. Ciao. Vedo. Lato mare sotto al sole. Che strano. Posso offrirti qualcosa da bere? No, niente, grazie. Prego, comodo. Sai, sono proprio contenta di questo invito. Le cose che non ti aspetti sono le più piacevoli, no? Ah, e complimenti per la festa di ieri sera, un'organizzazione perfetta. E poi che casa, mamma mia, Cristina, meravigliosa. Noi vi abbiamo trattato come amici di famiglia, come vecchi amici. Ma a quanto pare tu e Alberto non avete apprezzato molto questa cosa. Come no? Guarda che io e Alberto siamo contentissimi di questa amicizia che è scattata fra noi. Ne parlavamo proprio ieri sera. Io preferisco le persone che l'amicizia me la dimostrano. Così non c'è bisogno di tante chiacchiere come fai tu. E soprattutto diffido delle persone che si riempiono la bocca di belle parole. Perché non so come mai arrivano sempre le brutte sorprese, Sonia. No, io non riesco a capirti, Cristina. Perché noi abbiamo sempre fatto tutto. I vostri porci interessi. Agli amici non si rubano i soldi, altrimenti che amici sarebbero? No, ma noi non vi abbiamo rubato su. Sì. Cristina, tutte le buone maniere, sino ad ormai non sono così educato. Che fine hanno fatto i soldi del complesso immobiliare? E cerca di dire la verità, se no mi arrabbio ancora di più. Ma che fine fate? È da stamattina che ti aspetto. Stai calmo, Alessandro. Ma cosa credi, che possa andare in giro come mi pare? Quelli lì mi stanno sempre con gli occhi addosso. Allora, cosa è successo ieri? Ci mancava poco che mi beccavano. Gli uomini di Don Tommaso erano dappertutto. Ma sei riuscito a copiare il file? No, perché dovevo seguire tutte le istruzioni che mi hai scritto. Ho perso tempo. E allora? E allora ho dovuto lasciar perdere, era troppo pericoloso. Ma che cosa vuol dire era troppo pericoloso? Vuol dire che ho dovuto lasciar stare. Tu mi stai dicendo che abbiamo perso la nostra ultima occasione? Scusa, ma che cazzo volevi? Che mi facevo trovare lì con le mani sul computer? Assunta. C'è qualcosa in questa storia che non mi convince. Ma dai, ancora con la storia del jogging di Goffredo. Invece di essere contenta che c'è un uomo sportivo. A te sembra normale che uno vada a correre ogni mattina? A me sì. Se mi bastasse a me per perdere un po' di peso, io ci andrei anche 3 volte al giorno. La tuta era pulita. E uno che corre ogni mattina sotto al sole deve sudare un po', mi pare, no? E si sarà asciugata con la brezza del mare, no? No. Non si è neanche accorto dei lavori alla villa comunale. Senti, Silvia, non cominciare a correre pure tu con la fantasia. Se no, chissà dove arrivi. Io ci sono passata. Lo so bene. Sì, hai ragione. Forse corro un po' troppo. È tutta colpa della mia immaginazione. Non posso neanche tapparmi gli occhi di fronte all'evidenza. Ma quale evidenza? Lui la moglie l'ha tradita. Potrebbe fare la stessa cosa anche con me. Perché non ti dimentichi comodo?
Magari ti aiuta a infrescarti la memoria. Io non c'entro, ve lo giuro. D'accordo, tu non c'entri. Ma allora forse ce la dobbiamo prendere con Alberto Palladini, caro amico nostro. Lo sanno tutti che gli piace fottere la gente e che trova sempre modo per uscirne fuori. Però questa volta non si rese conto di chi ha di fronte. Noi siamo in Morrata e che quel furbo con noi rischia addosso. Ma forse vuol provare sulla sua pelle cosa significa fottere la nostra famiglia. E io l'ho detto. Perché un favore un amico non si nega mai. Vero Chris? È vero. Un po' di soldi. Ma ve li restituiremo tutti. Tutti. Perché è un po' tardi per questi buoni propositi, mia cara. Chi sbaglia con noi paga. Hai ragione, Chris. Però non è Alberto che ti vuole fregare. Smettila con questo atteggiamento patetico per coprire. Non serve. Alessandro si è messo contro di voi. Lui ha scoperto una cosa segreta. Ma che stai dicendo? Ha scoperto il vostro archivio. Il vostro archivio segreto lo vuole copiare, lo vuole portare alla polizia. Troviamo un modo. Quale modo? Forse tu non hai capito una cosa, che lì dentro è peggio di stare nella Casa Bianca. Ma se c'eri quasi riuscito, la prossima volta ce la farai. Bravo. Sai che facciamo, Alessandro? Perché non ci entri tu nella villa di Morraca, eh? Non erano questi i patti. Io me ne fotto dei patti. Cambiamoli questi patti. Io me ne sto seduto lì tranquillo a dare ordini. E tu te ne stai in mezzo a quelle belve. A me sembra che tu cominci a startene bene in mezzo alle bestie. Farai da testimone al capo branco o sbaglio? Alessandro. E l'orologio che porti? E i soldi che hai sempre in tasca? Non è questa la vita che hai sempre voluto, non è vero? Di' la verità. Sei passato con loro. Tu non hai nemmeno tentato di trovare a prendere quel file. Ma che cosa stai dicendo? Io ho rischiato la vita per colpa di questa storia, per colpa tua. Sono diventato uno zombie. Una vita che non esiste. E questo per cosa? Per salvare la tua famiglia. Adesso ho capito che forse non ne valeva nemmeno la pena. Pronto, don Tommaso. Scusate se vi disturbo, è una cosa importante. Vai avanti. Qualcuno ha scoperto l'archivio. Sei sicuro? Sono sicuro. E come ha potuto succedere? Ma sei entrata qua dentro. Lo sapete che questo è impossibile? Io non riesco a capire. Ma vi posso dire chi ha messo in giro questa voce. Chi? Alessandro Palladini. Don Tommaso, vorrei avere il vostro permesso per sistemare la cosa. Quel verme non deve più campare. Giorno è qui anche per noi, un mondo più vero si sveglierà. Io sarò qui con te e tu saprai che il nostro domani sarà come vuoi. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi. Così poco il tempo per amare, è un posto al sole ancora, ci sarà.